siamo con Fulvio Pizzetti del Pagnano Buono, stiamo cercando di capire esattamente qual è l'umore dei baristi, dei commercianti di Como, che vivono effettivamente ben oltre le 6, che vivono e lavorano ben oltre le 6, che è il limite imposto dall'ordinanza anti-coronavirus. Fulvio, cosa ne pensi appunto di questa chiusura anticipata alle 6? Che è una follia a meno che questo virus è un pipistrello. Perché non è possibile dalle 18 in poi, i momenti più di aggregazione nei locali sono la mattina colazione, il pranzo, non certamente dopo le 18, quindi se si deve chiudere si chiude tutta la giornata, tutti, allora ha un senso, dopo delle 18 dove fra l'altro c'è in giro anche meno gente, non è dalle 18 alle 6 è assurdo, non esiste, potrebbe essere un virus notturno dopo il tramonto, allora ci sta. Così no. Perché anche dal vostro punto di vista, al di là comunque del buon senso o meno dell'ordinanza, voi lavorate anche molto oltre le 6, quindi potrebbe essere un danno economico. Noi lavoriamo molto oltre le 6, come non lavora da parte qualche caso, non è questione, ma non ha senso, non ha senso dopo le 6, cosa vuol dire? Dalle 18 alle 6 di mattina, va bene la notte, ok, ma cosa vuol dire? Dove c'è tanta affluenza, allora potrebbe avere un senso una chiusura di uno di scopo, non lo so, va bene, ma non un orario. Ripeto, chiudiamo pranzo, chiudiamo la mattina dove tutti si ritrovano a far colazione, ma dopo le 6 perché? No, non esiste, non c'è logica in questa cosa, non esiste.